Buongiorno, io sono Claudio Ricci, sono il coordinatore della ricerca e sviluppo per il settore piastrelle e ceramiche della SAC Milimone. Buongiorno, io sono Andrea Bresciani, responsabile del laboratorio ceramico Tiles dove ci troviamo al momento. Il settore delle piastrelle ceramiche in particolare ha subito molte trasformazioni negli ultimi anni, negli ultimi decenni. Sicuramente la più importante è stata l'affermazione del gas porcellanato in tutte le sue declinazioni, quindi nello sviluppo dei grandi formati, dei prodotti spessorati, che hanno richiesto appunto un approfondimento tecnologico delle fasi del processo. Ed oltre a questo c'è stato anche l'avvento della decorazione digitale, che ha sicuramente permesso la realizzazione di prodotti in passato non possibili. Il libro, il secondo volume, che riguarda le tecnologie di produzione della piastrella e della lastra ceramica, si articola in 10 capitoli. I primi 8 trattano dei vari reparti che costituiscono l'impianto, partendo dalla macinazione, l'atomizzazione, quindi la pressatura, e poi l'essiccamento, la decorazione, la cottura, le lavorazioni di finitura e il confezionamento. Poi gli ultimi 2 capitoli, il 9 e il 10, sono invece dedicati ai controlli di processo e ai difetti, principali difetti di produzione, con anche una guida per la loro risoluzione. I principali servizi del laboratorio ceramico Tiles riguardano la caratterizzazione delle materie prime, la formulazione degli impasti per tutte le tipologie di prodotti, l'assistenza ai clienti in loco, la possibilità di realizzare test anche su scala pilota nei nostri laboratori, trasferire quindi queste conoscenze al cliente e aiutarlo nella messa a punto del prodotto su scala industriale. Per far questo sono molto importanti appunto le conoscenze del processo ceramico, per questo SACMI può organizzare training tecnologici e l'iniziativa appunto dei libri è quella di voler divulgare e condividere le conoscenze base che servono appunto per sviluppare tutte le innovazioni future a partire appunto dal gas porcellanato in grande formato, la formatura continua, la decorazione digitale, le linee in generale completamente automatizzate. Alessandro Bernabei, direzione tecnica WISA. Questa iniziativa è in linea con quello che è il carattere distintivo di SACMI nel suo approccio al mercato. Il senso è quello di mettere sempre al centro dell'implementazione della innovazione tecnologica la formazione e la divulgazione di cultura tecnica di settore. In questo libro parliamo di qualità, di ripetibilità del processo produttivo, di implementazione di robotica, di sostenibilità e di implementazione anche di quelle che sono le più avanzate tecnologie digitali tipo il total tracking. SACMI è stata fra i primi 30 anni fa a introdurre la robotica nel processo di produzione dei sanitari, per esempio nella smaltatura, e ad oggi tutti i player del settore spingono nella implementazione appunto dell'automazione un po' in tutte le fasi del processo produttivo. L'automazione serve a creare prodotti migliori, di qualità controllata, ripetibile, a rendere le nostre fabbriche più competitive e ad avere un processo produttivo più sostenibile. Per esempio, la finitura robotizzata può essere un emblema perché ha dato la possibilità di avere una maggior qualità estetica del prodotto perché è realizzata in maniera automatica, ma anche e soprattutto di allontanare il personale da quello che è il contatto con le polveri ceramiche anche pericolose. Quindi automazione nel senso di maggiore efficienza, ma sicuramente anche maggiore sicurezza. Nel libro parliamo a 360 gradi di automazione, di transizione digitale. Al contrario di quello che si potrebbe pensare, queste tecnologie non deprimono, ma anzi esaltano le competenze e le creatività
degli operatori del settore. Anche la modellazione digitale, per esempio, ci dà la possibilità di fare oggi oggetti con delle texture avanzate, innovative, che esaltano la creatività del designer. Quello che pensiamo serva oggi al settore è una nuova generazione di tecnici che siano in grado di cogliere gli spunti di queste tecnologie e portarli all'interno del processo produttivo. Da questo punto di vista, il libro vuole essere un contributo in questo senso, dato da un'azienda che è da 40 anni al fianco dei propri clienti all'interno di questo settore.